Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Ed è un piacere oggi ritrovare in nostra compagnia il difensore della CECAP Rarinante Salerno, il partenopeo Umberto Esposito. Ciao Umberto, bentornato. Sono contento di riaverti nostro ospite. Ciao Andrea, grazie, è un piacere mio essere qui con te. Umberto, partiamo dall'ultimo match. Dolenti note, purtroppo, sconfitta alla Zanelli contro la Rarinante Savona in un match che vi ha visti in equilibrio fino al 4 pari, poi un passaggio a vuoto che ha propiziato anche la fuga dei padroni di casa. Come ha reagito la squadra a questa nuova sconfitta? Sì, veniamo da una sconfitta pesante perché eravamo partiti bene, con determinazione, stavamo giocando bene, soprattutto il primo tempo, però poi abbiamo avuto un momento, un passaggio a vuoto dove abbiamo fatto degli errori, soprattutto dal punto di vista di gestione dell'attacco e errori individuali in difesa che purtroppo ci ha penalizzati. Abbiamo subito un secondo parziale di 5-1. E che poi diciamo ci siamo portati per tutta la partita e non siamo, inseguendo poi per tutti i successivi tempi, non siamo riusciti più a rimettere in piedi la partita. E sicuramente abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto e questo ci potrà servire soprattutto dal punto di vista di una crescita collettiva, ma anche individuale per gli errori che sono stati fatti, ci potrà servire sicuramente per le successive partite che andremo ad affrontare. Quali sono le riflessioni emerse dal lavoro di analisi che avete fatto sicuramente insieme a Mr. Citro? Ma le riflessioni sono sia, diciamo, di carattere individuale, abbiamo analizzato gli errori che sono stati fatti in ogni singola azione. Ma sia anche dal punto di vista di tenuta mentale, soprattutto di una tenuta, una concentrazione che è mancata in alcuni momenti fondamentali della partita. E anche diciamo, un'attitudine mentale che ci possa portare ad essere più aggressivi dal punto di vista diciamo, agonistico del termine. In alcune situazioni, soprattutto in situazioni di uno contro uno, situazioni di uomo in meno, dove siamo venuti a mancare in alcune situazioni. E quindi sicuramente è un aspetto dove dobbiamo migliorare tanto, ma abbiamo sicuramente dei margini di crescita importanti, quindi dobbiamo solo che stare sereni e lavorare con concentrazione per affrontare meglio le prossime partite. A che punto è arrivato il percorso di amalgama di un gruppo che, l'ho detto anche in qualche chiacchierata precedente con i tuoi compagni di squadra, comunque è stato profondamente rinnovato all'inizio della nuova stagione? Sì, è stato rinnovato e quando viene rinnovato un gruppo ovviamente non è semplice, perché una cosa è la definizione di un gruppo e un'altra cosa è la definizione di squadra. E creare una squadra ovviamente non è che lo si fa dalla sera alla mattina, ma ci vuole un determinato tempo. Però devo dire la verità, siccome si sono integrati nel gruppo delle persone, tra l'altro delle bellissime persone dal punto di vista umano, ma che hanno anche una determinata esperienza alle spalle, questo rende, diciamo, tutto più semplice. E ovviamente il percorso da fare non è iniziato da poco, ed è in fase di costruzione, e la squadra è in fase ancora di costruzione. Ma sicuramente ci sono anche dei segnali positivi, oltre diciamo, a questi problemini che abbiamo avuto a inizio stagione. Quindi diciamo, la prospettiva sicuramente deve essere positiva perché siamo un gruppo che è in fase comunque di crescita, questo assolutamente. Te la metto come battuta da sabato, visto che
È vero che siete un gruppo profondamente rinnovato, ma è altrettanto acclarato che il calendario non è stato vostro amico all'inizio. Possiamo dire che con sabato inizia ufficialmente il vostro campionato? Sì, con sabato, ma diciamo che è iniziato anche, ci sono servite le prime partite, sicuramente. È vero che non erano forse alla nostra portata dal punto di vista tecnico, ma poi abbiamo avuto anche la partita con la Roma, dove abbiamo fatto comunque una buona prestazione, e anche abbiamo avuto un approccio, diciamo, una parte di gara positivo nella partita di Savona. Sicuramente quella di sabato prossimo sarà una partita fondamentale per noi e importante dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della classifica per il campionato. Quindi sì, si può dire che magari possiamo dire che è iniziato con la Roma e dobbiamo, diciamo, dare adesso una continuità al nostro campionato. E questo inizio ufficiale, tra virgolette, della stagione vi propone la sfida casalinga contro Lazio Waterpolis. Che match ti aspetti? Ma Lazio sicuramente sarà una buona squadra, sarà una partita sicuramente tirata, dura, e loro hanno, diciamo, alcuni giocatori di qualità dal perimetro, un centroboa di esperienza, e quindi sicuramente verranno con la giusta determinazione per affrontare, diciamo, questa partita. Ma noi dobbiamo appunto farci trovare pronti, lo sappiamo che loro avranno questa giusta cattiveria, ma abbiamo, diciamo, tutte le carte in regola per effettuare un'ottima partita dal punto di vista mentale, di unione, di gruppo, nell'organizzazione, e dobbiamo sicuramente avere una determinazione tale da poter portare a casa i 3 punti. Chiudiamo con un'ultima battuta. Dove si deciderà il match secondo te? Quali saranno le principali chiavi di lettura della gara? Ma sicuramente io penso che sicuramente sarà la gestione difensiva che porterà, diciamo, alla fine. Sarà una partita sicuramente tirata, ma alla fine chi avrà una difesa migliore avrà la meglio, secondo me, e anche una tenuta, diciamo, mentale e di gruppo stesso. Siamo entrambe più o meno sullo stesso livello, e saranno appunto gli episodi a fare sicuramente la differenza. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Umberto Esposito per averci fatto compagnia. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Umberto, grazie. Ciao Andrea, grazie a te.